Sì, in più di una circostanza direi, oltre all'episodio del rigore, che poi a fine partita mi è stato detto che era abbastanza netto. Comunque è stata una partita vivace, con tante occasioni, con tante emozioni. Alla fine entrambe le squadre sono arrivate stanche, considerando insomma, che era la seconda partita in 3 giorni, ci può stare, credo sia del tutto fisiologico. Però oggi portiamo via una buonissima prestazione, un punto che comunque muove la nostra classifica. Sì, sicuramente dare continuità a un lavoro già svolto negli anni precedenti ti dà sempre dei vantaggi perché conosci l'ambiente, perché conosci le situazioni, le dinamiche che si sviluppano all'interno poi. Sia dello spogliatoio, ma anche a livello societario, che poi è importante perché bisogna comunque saper trasmettere la serenità giusta per poter lavorare. E il fatto che comunque poi abbiamo tenuto dei giocatori che hanno fatto un po' da apristrada nei confronti di quei giocatori che poi sono arrivati. E questo è stato sicuramente per noi, per me e per il mio staff, un vantaggio netto. L'obiettivo l'abbiamo già detto all'inizio della stagione, però il fatto di ripeterlo poi ogni settimana potrebbe diventare fastidioso anche per chi mi ascolta. Io quello che dico ai miei giocatori e chiaramente ai nostri tifosi è quello di vivere comunque domenica dopo domenica, cercando di migliorare e di mantenere, anzi non migliorare, mantenere quelle che sono le nostre prestazioni, perché poi tante volte è semplice arrivare a un certo livello di prestazione, ma il difficile è mantenerle e questi ragazzi ci stanno riuscendo, sia in casa che fuori casa, si presentano sempre con quell'atteggiamento propositivo e non è affatto semplice. L'obiettivo è quello di mantenerlo il più possibile. Chiaramente dobbiamo fare i conti anche con gli avversari, con la tenuta fisica, con la condizione fisica, che non sempre è perfetta. Ora sto cominciando a recuperare dei giocatori importanti come coach. Oggi ho avuto la possibilità di farlo subentrare. È chiaro che ha bisogno anche lui di tempo, ma ha bisogno di giocare perché poi la condizione sappiamo benissimo che la si prende solo giocando. Ci si può inventare qualsiasi tipo di allenamento, ma la condizione la riesce a raggiungere solo mettendo minuti nelle gambe durante le partite, perché poi ci sono tanti fattori che vanno a incidere, come quello dell'adrenalina, della sensazione, di quelle che sono poi le emozioni che si vive durante la gara della domenica. No, è un punto che muove la classifica, un punto che ci dà continuità di risultati e un punto che comunque ci permette di arrivare e di lavorare al meglio anche per la partita di domenica contro il Crotone. Ogni anno, se noi andiamo a riguardare le dichiarazioni, le interviste o le valutazioni fatte in maniera generale, più o meno, forse qualche anno scappa, ma più o meno si dice sempre è al ribasso, un campionato mediocre, sempre, alla fine poi le difficoltà ci sono sempre, i giocatori alla fine poi da questa categoria emergono perché vanno a collocarsi in categorie superiori. Cerchiamo di vivere il momento, di vivere la categoria nel migliore dei modi. Per quanto riguarda poi quelle che sono le capacità, le potenzialità del Potenza, io credo che sia più giusto che le riflessioni le faccia Raffaele. E io devo essere concentrato e credo che debba espormi per quelle che sono poi le capacità della mia squadra.